Stellar Blade è il nuovo titolo in esclusiva per PS5 e oggi dobbiamo vedere tutto quello che devi sapere prima di comprarlo. Stellar Blade è quel tipico gioco che ti mette in difficoltà, non tanto per l'estetica, ma perché riesce ad unire molti punti differenti presi da tantissimi giochi. C'è chi lo definisce Souls-like, chi lo definisce Sekiro-like e chi addirittura lo chiama hack and slash. La verità è che è tutto. Si fa per modo di dire, ovviamente un videogioco non può essere tutto, se no sarebbe il videogioco perfetto. Quindi cerchiamo di mettere in ordine le idee e vediamo di scoprire insieme tutto quello che devi sapere prima di comprare Stellar Blade. Un videogioco che sapientemente riesce a prendere delle componenti hack and slash, delle componenti GDR, delle componenti Souls-like o Sekiro-like che preferiate e le mette tutte insieme, prendendo i pezzettini più significativi di ognuno di questi generi e usandolo a proprio piacimento, restituendo effettivamente un'esperienza di gioco molto diversa da quella che chiunque si poteva aspettare. È molto complicato decidere di parlare di qualcosa che non è niente, ma contemporaneamente è tutto. La componente Souls-like la ritroviamo nella meccanica dell'accampamento, che ogni volta che ci vedrà presentarci in questo luogo farà rinascere i mob dell'area. Questo permette ripetitività per aumentare le nostre skills, diventare più forti e avanzare nel gioco. La componente hack and slash, per alcuni versi estetici, mi ha ricordato Solstice. Molte lucine, molti effetti, ma questa volta il combattimento è molto più ponderato, per quello faccio fatica a collocarlo negli hack and slash. Qui devo chiamare in causa Sekiro con il sistema di deflection. Ecco, Stellar Blade ha una componente che riguarda la parata perfetta, ma anche una componente che riguarda la schivata perfetta, unendo in un'unica chiave due mosse completamente differenti e con esiti differenti. E la componente GDR va poi a condire il tutto, perché possiamo gestire le armi, potenziarle e cambiare anche gli abiti. E tutto questo cambia qualcosa all'interno del gioco. Secondo me, di fatto, esteticamente, è un titolo molto asiatico, passatemi il termine. È un titolo che funziona maledettamente bene da quelle parti, ma da noi non è ancora sdoganato. E quindi io sono molto contento, effettivamente, di vedere una resa simile, una resa grafica simile e i personaggi trattati anche in una determinata maniera, che a tanti potrebbe non piacere o destare dei fastidi, però effettivamente è un'esaltazione delle forme. Ci può anche stare, nel senso artistico della cosa, non sto scendendo in moralità varie o discorsi di questo genere. Tanto sicuramente farà discutere e ci può anche stare, credo che fosse proprio nelle intenzioni, nell'esatto momento in cui hanno deciso di crearlo. La struttura del gioco è quella di un semi-open world, quindi aree molto ampie, esplorabili e che ci permetteranno un tot di libertà. Stellar Blade di fatto è un videogioco che trasporta il videogiocatore in un mondo post-apocalittico animato, ricordando fortemente l'estetica di Nier Automata, una creazione di Square Enix. Ci troviamo nella tipica avventura fatta in stile anime, piena di pericoli e sfide. Oltre ovviamente ad una forte ispirazione, definiamola cristiana, per il fatto che c'è Adamo e tu sei Eva. Non che le cose probabilmente siano collegate, però effettivamente di primo acchitto è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Esattamente come ho pensato, wow, che idea originale farmi comprare gli oggetti da delle macchinette. Ma effettivamente questa è un'idea che funziona come tantissime altre, quindi chi sono io per dargli contro? Il gioco pone una particolare enfasi significativa sulle abilità difensive e sulla precisione che esse richiedono, soprattutto quando si tratta di combattimenti impegnativi. Ci ritroveremo davanti a delle meccaniche che probabilmente ci ricondurranno col pensiero a Sekiro. E l'istinto di sopravvivenza ci farà provare ad attaccare il minor numero di nemici contemporaneamente. E sottolineo che ho detto provare. Ovviamente in un gioco di questo genere, oltre a schivate perfette e abilità particolari, abbiamo anche le abilità beta che offrono un ulteriore strumento offensivo in questo caso, permettendo di contrastare gli attacchi nemici con tempismo perfetto o lanciare contrattacchi devastanti.
L'albero delle abilità a quanto pare è molto intricato e permette di buildare il personaggio un po' a proprio piacimento, in base alle nostre preferenze e al nostro stile di gioco. Passiamo ora alla difficoltà del titolo. La difficoltà è selezionabile. All'inizio potremo scegliere se giocare in modalità normale o in modalità facile. Questa è una cosa che a me piace molto, perché io sono molto più propositivo per i titoli che permettono di scegliere questa voce, semplicemente per il fatto che molta più gente può giocarli. Anche perché sono single player, quindi non cambia niente a nessuno se io me lo gioco a facile e tu te lo giochi a normale. Nessuno. Oltre ad elementi di combattimento che riescono a metterti veramente alla prova e soluzioni GDR che fondano le loro radici nel classico, perché effettivamente questo è, Stellar Blade ti offre anche una componente esplorativa e di interazione con l'ambiente. Non possiamo rompere qualsiasi cosa, però possiamo interagire con alcune componenti del mondo, come ad esempio l'acqua, perché noi possiamo sfruttare l'acqua per raggiungere luoghi che in verità non sarebbero accessibili. Possiamo andare a risolvere piccoli puzzle ambientali e ovviamente partecipare anche a sessioni di platforming. E partecipare forse non è il termine giusto, perché comunque ci caschi davanti e tu devi incominciare a saltare in giro, quindi devi fare delle sessioni di platforming. Potrai anche perdere un po' di tempo ad esplorare la città di Xion, che ti permetterà di accedere a determinate aree abbastanza complicate inizialmente da trovare, dove potrai entrare in possesso di vari tesori, ma anche combattere nemici opzionali che non ti saresti mai aspettato. Il gioco, devo dire, che sembra essere curato nei minimi dettagli, dalla grafica alla velocità di azione e reazione, agli effetti particellari, ma soprattutto anche nella parte che riguarda i campi, perché non servono solamente a ripristinare la salute, ma sono dei momenti veri e propri di relax e interazione con altri personaggi. Aggiungono profondità all'esperienza di gioco, soprattutto anche grazie alla presenza di flashback durante determinate scene. Ci sono eventi speciali, insieme anche alla possibilità di acquistare oggetti e imparare nuove abilità. Tutto questo arricchisce ulteriormente il mondo di gioco. Questa volta un hack and slash, Souls-like, Sekiro... chiamiamolo per quello che è. Una nuova tipologia di videogioco che va ad unire diverse componenti e che sembra essere decisamente gestito bene. Quando accadono queste cose io non posso essere che felice, perché effettivamente ci vuole un po' di aria fresca, non eccessiva perché sennò si rischia il raffreddore, ma in questo caso è una leggera brezza che porta veramente un piccolo passo avanti all'interno di questi titoli. E non ci resta che aspettare, perché a brevissimo arriverà anche la demo da giocare. Per portarti a casa Stellar Blade, ovviamente ti lascio qua sotto un linketto molto interessante dove riuscirai a recuperare le ricariche per PlayStation Store a prezzo vantaggiosissimo e quindi ti potrai prendere il gioco scontato. Quando un gioco sembra essere interessante te lo devo assolutamente dire. E fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi e soprattutto che cosa ne penserai dopo aver provato la demo. Ciao! I nomi che vedi scorrere sono i nomi delle persone che ringraziamo alla fine di ogni nostro video e sono coloro che ci supportano, i nostri abbonati e i nostri donatori, che rendono possibile tutto quello che vedi.